È stata una puntata decisamente scoppiettante quella andata in onda venerdì sera. Tu sì che vales, programma campione di ascolti targato Mediaset, è una fucina di talenti a volte sorprendenti, a volte decisamente bislacchi, a volte un po' montati ad arte. È il caso di Chantal Leroux, una drag queen che si presenta come americana. Dopo una buona interpretazione della celebre New York, New York, affronta l'intervista dei giudici con qualche incongruenza. Afferma di non parlare l'italiano, ma risponde, anche se in inglese, alle domande che le vengono poste nella nostra lingua. Improvvisamente interviene Belen e manda in onda la registrazione di una telefonata dove Chantal Leroux parla perfettamente italiano. A questo punto alla drag queen non resta che confessare: sono italo-americano, ho pensato di fare questa cosa per provare ad emergere. Sono sempre stato rifiutato quando cantavo in italiano, per questo mi sono presentato come artista inglese. La reazione dei giudici alla fine sarà comunque positiva, anche se hanno fatto notare al concorrente che non c'è alcun bisogno di fingere. Chantal Leroux ottiene di passare il turno anche se inizialmente aveva imbrogliato un po' sulle sue origini, ma per fortuna non sul suo talento.